Gentili ascoltatori, benvenuti al nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi, microfoni Massimo Bonella. Ricordiamo che alcuni giorni fa Chioggia è stata colpita da un forte maltempo, vento fortissimo che ha praticamente rovinato anche la spiaggia e la costa a Quarta in centro storico. Siamo in collegamento telefonico con l'editorialista di Radio Chioggia Sottomarina, TV Radio Chioggia Sottomarina, Aristide Ballarin Poppi. Ci sentiamo, Aristide, buongiorno intanto. Buongiorno. Allora, ecco, ci puoi descrivere cosa è successo a Chioggia quella giornata tremenda? Più che cosa sia successo quella giornata, diciamo che la giornata tremenda, a parte la bora, che ha cominciato a soffiare giovedì, è stato proprio giovedì sera, di notte. Davano che l'acqua alta sarebbe arrivata fino a 1,20 m, se non che fino a mezzanotte, e invece è andata fino alle 2,5 m. Pertanto ha continuato a aumentare, è arrivata quasi a 1,50 m. Lì siamo stati tutti quanti allerta, perché poi dopo il 1,50 m cominciano veramente i disastri. Però il disastro più grande, indipendentemente dal centro storico, che io in quel momento ero proprio lì e attendevo che l'acqua scendesse, è stato proprio il degrado in spiaggia, perché con le onde che c'erano, con la bora a oltre 100 km ora, ha portato via la sabbia e siamo rimasti senza sabbia in spiaggia. Pertanto questa diciamo che è una tragedia. La tragedia perché fra qualche mese inizia la stagione estiva e la sabbia è la cosa più importante. Anche perché se dovesse arrivare un'altra giornata di bora, perché la bora dura 4 giorni normalmente, quando inizia dura per 4 giorni, e c'è ancora un po' di bora fuori adesso, per domani si spera che cessi. Ora, è una cosa veramente brutta quando succede, è brutta perché non sai mai, specialmente quando c'è la bora, perché a Venezia fanno la misurazione a Venezia e ti danno quanta acqua alta c'è a Venezia, e poi fanno una stima dai 10, 20, 25, 30 centimetri in più a Chioggia, perché essendoci la bora, viene spinta la bora verso Chioggia, e l'acqua chiaramente spinge verso Chioggia e c'è un innalzamento rispetto a Venezia. Se ci fosse il vento di Scirocco, noi avremmo 1,10 m e a Venezia 1,30 m. Fa la stessa inversione sulla laguna il vento. Dunque il vento è importante, specialmente quando è un vento molto molto forte, come era questa bora, che erano qualche anno che non vedevo raffiche da 120, 110, 120 qui a Chioggia. Dunque è una cosa veramente importante come tempo, come bora. Ma siamo abituati noi alla bora, perché poi a 5-10 km fuori da Chioggia la bora non c'è più. Cioè, dunque si muore praticamente qui a Chioggia, però quando arriva, arriva veramente cattiva. E ne abbiamo da. Cioè, il fatto che la spiaggia sia così, diciamo che con il Mose hanno fatto le allunate, e la sabbia non si deposita più come si depositava una volta. Hanno fatto delle operazioni in mare dove prima i fiumi portavano la sabbia, e adesso la sabbia i fiumi non la portano più, la portano al largo. E la faccenda è proprio questa, che quando si va a toccare gli equilibri marini o quelli anche della laguna, diventa un grosso problema. Io me ne accorgo, perché non te ne accorgi subito, te ne accorgi dopo magari 5, 10, 15 o 20 anni. E questo è il problema. Ecco, ma Poppi, scusa, ma il Baby Mose funziona o no? Il Baby Mose arriva fino a 1,20 m, quando supera il 1,20 m l'acqua entra a cascata in città. Ecco, un'altra domanda, a voi dà più fastidio, vi crea più problemi, il vento da Scirocco oppure quello da nord-est, cioè la bora di Trieste, per capirci? A noi come città quello che ci preoccupa di più è il vento di bora, per quanto riguarda il discorso acqua alta. Per quanto invece riguarda il discorso della spiaggia, lo scirocco è molto più prepotente, perché arriva da lontano e porta delle onde piuttosto cattive verso la spiaggia, e quelle riescono a portare via
tutto quello che c'è, dunque porta via tutto. Per rifare tutto, perché la natura possa far tutto, adesso ci vogliono degli anni. Una volta invece, essendoci, come dicevo, i fiumi Adige 30 che buttano giù la sabbia, che portano la sabbia, si faceva, praticamente si faceva da sola, si rifaceva da sola. Mi spiego, adesso invece, avendo fatto delle palancole, avendo messo delle palancole, la portano in mare e la sabbia va in mare e si disperde. Dunque non c'è più riempimento della sabbia in spiaggia. Ho capito. Allora, Aristide Barin Poppi, editorialista di Radio Chioggia Sottomarina, ex Telemare 35, testata giornalistica TV Radio Chioggia Sottomarina, grazie per la collaborazione e naturalmente buon lavoro. Grazie a te Massimo, stammi bene. E noi ci fermiamo qui per il settimanale di oggi, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana, stessa ora, da Massimo Bobonella, l'augurio di una buona giornata, a presto.